E siamo a 50, ma non dobbiamo perdere concentrazione perché la puntata di Dynamite è stata davvero bella ed emozionante, quindi mettiamo tutto in ordine con la nostra card. Torna Sammy Guevara, questa è la grande notizia di oggi, il match che comunque era interessante. Prende subito un'altra piega. Il main event di Dynamite è stata la faccia di Sammy, che ci è mancato davvero tanto. Cody apre le porte a tutti e questa volta entrare Eddie Kingston, il quale subisce un infortunio ma riesce a rendere la vita difficile a Cody, che deve appuntarsi di non sottovalutare nessuno. MJF si sbarazza di Garrison e si lancia ancora una volta nel main event, un main event che però pare non si accorga ancora di lui. I Velisi e Diamante si danno battaglia in un match che però non convince fino in fondo, ma da qui esce la prossima sfidante per Hikaru Shida. Britt Baker intanto torna a farsi vedere e Big Swole risponde con un promo dal divano di casa. I Bucks vincono un match molto spettacolare, dove in realtà a farla da padroni sono stati la solidità e la forza di The Butcher and The Blade, che si dimostra una grande, grandissima coppia per poter rimpolpare un roster già fantastico. Moxley arriva a salvare un Darby Allin pronto a dare battaglia a Cage, ma fermato dall'arrivo di Starks. Quello che potrebbe essere un intreccio interessante diventa un match per la prossima settimana. Hangman e Brody Lee a confronto il Dark Order che non accetta il no di Page e la situazione che viene aggiustata dagli FTR. Anche qui l'intreccio è più appassionante di molte trame di film thriller. Come sempre sono tanti i temi, tante le situazioni che dovremo trattare, quindi sigle poi. Elite Friday avrà raggiunto ufficialmente il 50° episodio. AEW Italian Podcast, tutti i venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Episodio numero 50 dunque per Elite Friday, benvenuti anche questa mattina. È la 50° settimana di fila che vi svegliate il venerdì con un episodio del nostro podcast e credo che sia davvero interessante. E immagino che l'amore per la AEW sia davvero grande, 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 grande. E quindi immagino che molti di voi siano contenti di sapere che la AEW sbarcherà su Sky. Tanti che seguono il wrestling lo fanno perché lo seguivano su Sky, sostanzialmente dove c'era la WWE. WWE che ora è emigrata in un altro network e quindi Sky aveva un buco, diciamo, in questo tipo di palinsesto. E conoscendo il fatto che la AEW era pronta per nuovi contratti, quindi quello di Fight era soltanto un riempitivo, fino a che non avrebbero trovato qualcosa di meglio, ecco qua che Sky ha fatto la sua proposta. Ci sarà una diffusione maggiore da parte di questo prodotto in Italia, giustamente correlata alla pubblicità che verrà fatta, vado a presumere, da Sky. E quindi, insomma, siamo contenti di sapere che questo potrebbe essere l'ultimo episodio del venerdì, nel senso che se dovessero in Italia trasmettere il venerdì le puntate, noi dovremmo ovviamente, gioco forza, spostarci al sabato o alla domenica, dipenderà insomma da quando lo faranno, da quando lo trasmetteranno. E poi sicuramente siamo contenti del fatto che tante altre persone arriveranno in questa community, magari già proprio da questo episodio cominceranno ad arrivare, ad entrare. Per cui mi sento di fare un minuto di disclaimer giusto per spiegare un pochino la situazione ai nuovi che stanno arrivando, dato che insomma il 50° episodio è un episodio importante e noi vogliamo portare questa cosa insomma alle orecchie di tutti. Noi siamo una community piccola, nata da zero, siamo nati esattamente un anno fa, e ci siamo fatti le ossa così, semplicemente parlando al microfono per questo anno. Ci siamo fatti le ossa guardando tutta la AEW, tutto quello che facevano, da Being the Elite ai pay per view, alle puntate di Dynamite, Dark. Abbiamo seguito i social, abbiamo seguito tutto quello che si poteva seguire. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con un unico scopo, quello di portare all'interno di questo mondo della AEW l'esperienza mia, di Fabrizio, ma di tutti quelli dello staff che seguono il wrestling da tanto tempo. Io e Fabrizio ovviamente siamo i più anziani della combriccola, quindi abbiamo anche tanto tempo alle spalle, e io devo dire la verità, ho avuto internet da molto giovane, quindi anche quando il wrestling non era disponibile in chiaro in Italia, non era disponibile affatto in alcuni periodi, io avevo la possibilità di vederlo. E devo dire la verità, la possibilità di tenermi aggiornato, indipendentemente dal fatto che potessi vedere o meno alcune cose, cose che poi ho recuperato e via dicendo. Quindi cerchiamo di portare un certo tono, un certo modo a questa community. Un tono e un modo che parla soprattutto di fatti
e parla poco di speculazioni, poco di rumors, per cui abbiamo come idea in testa quella di continuare, anche se sappiamo che all'interno di questa community poi arriveranno tante persone che invece non sono abituate a trattare il wrestling in questo modo. Non dico che non lo trattiamo in modo troppo serio, però quantomeno non lo trattiamo in modo troppo ridicolo. E continueremo a farlo, indefessi. Lo portiamo avanti nel solito modo. Quindi continueremo ad avere il nostro gruppo Telegram, che è accessibile a tutti. I link sono in descrizione in tutti i nostri contenuti. E continueremo a fare il nostro palinsesto, che ovviamente subirà una minima variazione, molto probabilmente, data la concomitanza della trasmissione in italiano di Dynamite, che viene spostata di qualche giorno. Noi, per non dare spoiler e per poter continuare a seguirne la completa legalità, cercheremo di adeguarci, diciamo così. Quindi ci sarà sicuramente qualche variazione, ma non temete, rimarremo sempre qui, tranquilli, sereni, felici, e faremo il nostro lavoro come lo stiamo facendo, e cercheremo di continuare a far crescere questa community in modo intelligente e prezioso. Avremo tante altre occasioni di raccontarvi come siamo, dove trovarci, come passare il tempo con noi. Ma adesso è il momento di parlare di Dynamite, di quello che è successo. È stata una puntata davvero bella e non voglio parlarne da solo, come sempre. Raggiungo Fabrizio e insieme a lui parleremo di questa puntata spettacolare del nostro spettacolare 50° episodio. Eccoci qua allora, benvenuto Fabrizio, ben arrivato nel 50° di Elite Friday. Insomma, Elite Friday ha superato ampiamente anche la nostra età, nonostante noi siamo dei vecchiacci. Sì, sembrerebbe così, ci sta superando, e settimana dopo settimana ci lascia anche praticamente, quindi ci sta staccando. Sì, è praticamente come quei corridori di bici che a un certo punto in salita lasciano tutti alle spalle, e noi insomma arranchiamo dietro al numero di episodi che aumenta, e finalmente arrivati all'episodio numero 50, la grande sorpresa che ci fa Tony Khan è reintegrare Sammy Guevara, e quindi quando arriviamo comunque in fondo a questa salita, il bello. Fabrizio, quanto sei stato contento di rivedere quella linguaccia di Sammy uscire dalla maschera di Serpentico? Beh, ma non ci si nasconde, cioè una cosa già detta e ridetta: Sammy Guevara quando non c'è manca, quello è. Al momento, di tutti quelli che sono mancati per il periodo del Covid eccetera, ma ci metto gente anche come MJF eccetera, quando non c'erano loro non dico nessun problema, però ci si poteva stare senza. Con Guevara no, il motivo ci sarà. Sì, decisamente sono d'accordissimo, e sono d'accordo anche sul fatto che reintegrarlo a questo punto fosse una cosa corretta, nel senso che ciò che è successo a Sammy Guevara durante il periodo dello speaking out era assolutamente una cosa minore e soprattutto contenuta a un singolo episodio che tra l'altro era un commento, un episodio che è stato anche condannato, ma comunque nel quale sono state accettate in qualche modo le scuse da Sasha Banks. È stato interessante capire che la AEW ha preso provvedimenti, ma ora ce lo lasciamo alle spalle e ripartiamo con un Sammy Guevara che arriva e aiuta a vincere un main event che comunque non mi stava dispiacendo. Come la trovi la coppia così estemporanea ma molto interessante di Demogod, ormai dobbiamo chiamarlo in tanti modi diversi, credo sia il più eclettico di tutti, Chris Jericho, e Jack Hager? Gli mancava il sex, bisogna vedere Hager come si vuole far chiamare ormai. Più della coppia Jericho e Hager mi ha impressionato favorevolmente, non tanto, vabbè, per carità, anche nello stato, però che per la seconda settimana consecutiva hanno dato un incontro importante e lungo soprattutto ai Jurassic Express, e la prossima settimana, come abbiamo visto dalle grafiche, molto probabilmente c'è il terzo, anche se sarà un 5 contro 5, quindi cambia completamente la situazione. Però la seconda settimana ti danno un incontro, oltre che essere importante, molto molto lungo come duratura. Quindi che sia Jungle Boy, che sia Luchasaurus, che sia alla coppia, in ogni caso li stanno portando avanti in maniera bella pesante. Sì, sono convinto anch'io.
però l'alchimia che ho trovato in loro è la solita, la classica, che sta migliorando nelle performance, soprattutto grazie ai miglioramenti di Luchasaurus, che sta facendo un ottimo lavoro per rendere più credibile il suo personaggio quando affonda i colpi, che era la cosa che sostanzialmente anche noi vedevamo un po' più in difficoltà per lui. Però dall'altra parte è anche vero che hanno avuto degli avversari che erano veramente di livello, e quindi cambiano tutte le prospettive per Jurassic, cioè non soltanto il fatto di fare match lunghi, che se avessero fatto un match lungo contro una coppia di jobber, cosa che potevano tranquillamente fare, non avrebbe avuto, diciamo, lo stesso impatto che ha avuto in questo caso. Chris Jericho si dimostra essere in grado di lottare bene in coppia, in singolo e contro chiunque. Mi ha impressionato molto però la sua capacità di adattarsi a Jungle Boy. Come ti sembra questa strana coppia sul ring? Non credo che, vabbè, anche se tra di loro c'è già stato lo screzio nei primi mesi di Dynamite, non credo che questo però porti a una fight tra loro, anche perché Jericho comunque continuerà quella con Cassidy. Però non mi ha stupito per un semplice fatto, perché Jericho al momento, e questo va bene per l'età e per la carriera che ha fatto, deve saper fare questo, deve abituarsi anche a gente come Jungle Boy, che comunque è agile, ha un tipo di lotta molto diverso dal suo. Cioè, Jericho ovviamente poteva stare dietro Jungle Boy all'inizio di carriera o pochi anni dopo, una decina d'anni dopo, che aveva anche uno stile abbastanza speculare. Però adesso se la gioca ad esperienza e lo sta facendo bene, non mi stupisce quello, perché sta lottando tutto dell'esperienza. Poi lo sappiamo benissimo, che l'abbiamo visto anche, ad esempio, nel match che fece contro Cody. Se ha uno di fronte che però fa più fatica, ovviamente si vedono i limiti del Jericho attuale. Al momento con Jungle Boy, come è stato per Orange Cassidy ad esempio, non si sono visti i limiti di Jericho. Limiti, non parlo ovviamente su ring, limiti dovuti all'età. Io credo che comunque questo rappresenti la vera rivoluzione che vuol mettere in atto la AEW, cioè mandare gente di esperienza come Chris Jericho a rendere over personaggi che rappresentano sostanzialmente il futuro della federazione. E quindi un Cassidy che è subito spendibile, già stramato dal pubblico, ma necessitava di avere una faida di rilievo, e ce l'ha con Chris Jericho, il primo campione dell'AEW, il pluripremiato ovunque sia andato a lottare, lottatore probabilmente la vera superstar della sua generazione che ancora lotta, e ora anche un Jungle Boy che è già la terza o quarta volta che si incrocia con lui e dimostra davvero di poter tenere il ring contro un personaggio come Jericho. Sappiamo che Jericho è in grado di far tenere il ring bene a chiunque, però bisogna poi farle le performance, cioè se in potenza sono tutti diciamo avvantaggiati dal poter andare contro Jericho, ma poi bisogna farlo l'incontro, e devo dire che sono stato molto contento. Tornando al ritorno di Sammy Guevara, io credo che lascerà da parte un paio di cosucce tipo gli hit me up ed eventualmente l'appellativo, se dovesse andare ancora insieme a Jericho, di le sex god, ma per il resto sono stato strafelice di vederlo ritornare così, con il solito allineamento, con il solito abbraccio, con la sua stable heel. Insomma, mi piace vedere che abbiano tenuto la posizione di Guevara così immobilizzata. E per un attimo, devo dirti la verità, solo un attimo, perché poi appena l'ho visto camminare ho capito che era lui, per un attimo mi sono chiesto: ma sarà un rimpiazzino quello di Serpentico oppure no? Anche se, devo dire la verità, la regia ci aveva già fatto vedere più volte, aveva indugiato più volte sulla maschera di Serpentico. Ti aspettavi qualcosa o anche tu comunque a un certo punto, quando hai capito che era Sammy Guevara, sei scoppiato dicendo: cazzo, me l'hanno fatta anche stavolta? No, vabbè, Sammy Guevara l'ho capito quando hanno fatto il primo, dopo che ha attaccato, quando ha fatto il primo piano, gli occhi erano quelli di Sammy Guevara, quindi prima che si togliesse la maschera. Nel Serpentico, questa puntata è stata registrata la settimana scorsa, o subito dopo Dynamite o il giorno dopo, ora non mi ricordo. C'era un'inquadratura di Serpentico, e se non sbaglio, però non vorrei che fosse stato lui o quello vicino, quindi perché c'è stato si sono sovrapposti,
e sembrava che Serpentico avesse i tatuaggi sulle spalle, cosa che ovviamente Guevara non ha. Infatti, quando avevo visto quell'immagine di Serpentico e poi avevo visto Serpentico senza tatuaggi, ho detto c'è qualcosa che non quadra. Però ripeto, può essere stato quello vicino e magari si sono sovrapposti e mi ha dato l'impressione che i tatuaggi se li avesse avuti Serpentico. Quella era l'unica cosa. Però su Guevara, allora, intanto gli spagnoli, i conduttori spagnoli hanno detto che l'hanno chiamato Sex God dopo che l'abbia sentito Guevara. E credo che però toglierà il discorso al momento, all'inizio del Ritmi Up, Sex God, quella era una, cioè, il suo, diciamo, ring name, quello ci mancherebbe ancora se tolgono quello. Su quello onestamente non ci credo, si esagererebbe da un'altra parte. Beh, ma però no, alla fine non si sentirebbe tanto la mancanza, cioè lui è lo Spanish God e Sammy Guevara era soltanto un appellativo quando lottavano in due, l'ex God, cioè tutto qua. Sì, però se l'è messo, bisognerebbe ora controllare bene quando faceva nelle altre federazioni, che poi lui tendenzialmente era sempre stato fresco quando faceva anche all'inizio della All Elite, che era il panda, quindi non si vestiva da panda, quindi, però comunque vabbè, non è sicuramente non è quello che farà Guevara, ecco, mettiamolo così. E però comunque, ripeto, meno male che è arrivato, ecco. A differenza di altre federazioni, non credo che facciamo un esempio, se volessero mettere Guevara contro Orange Cassidy, perché abbiamo visto Orange Cassidy, tanto per fare due esempi, se la loro idea iniziale diciamo sospensione di Guevara era di fare vincere Guevara contro Cassidy, resterà quell'idea. Diciamo che non subisce punizioni perché per quello che è successo, ci mancherebbe ancora. Su quello sono d'accordo perché comunque la punizione l'ha già subita rimanendo fuori per un tot di tempo, quindi non serve fare altro. Ma sicuramente sono curioso di vedere come si svilupperà la storia intorno a lui, all'Inner Circle, perché questo rientro potrebbe anche significare una vittoria la prossima settimana, oppure una sconfitta che incattivisce ancora di più la faida tra Cassidy e Chris Jericho. Insomma, questa cosa mi piace tanto e sono convinto che a tanti piaccia, e quindi insomma lasciamo tutto così com'è e vedremo nelle prossime settimane poi come si svilupperà. Però scusami, una sconfitta dell'Inner Circle sarebbe, diciamo, preoccupante per l'Inner Circle, perché quando sono insieme comincerebbero a perdere un po' troppe volte. Onestamente dovrebbero vincere la prossima. Sì, beh, dipende sempre da come perdono, però in realtà, perché loro la loro forza non è tanto stare insieme e vincere i match, la loro forza è stare insieme e demolire. Loro l'hanno sempre detto questo, no? Loro non vogliono vincere, loro vogliono demolire. Volevano demolire l'Elite, ora vogliono demolire qualsiasi altro tipo di avversario e poi batterlo uno contro uno. Cioè, il discorso del lavorare insieme sul ring per loro è sempre stato un po' meno importante. Ovvio che sarebbe molto interessante se vincessero, per il discorso del ritorno di Sammy Guevara e quant'altro, sarebbe anche però molto interessante se perdessero, proprio per inasprire l'aranciata e quindi renderlo un po' più così, questo orange juice un pochino più amaro in questo senso. Dicevo però che ricominciamo perché la puntata in realtà inizia con il titolo TNT e questa Open Challenge a cui ha risposto qualcuno da fuori, un outsider. Sapevamo ci sarebbe stato un outsider, molti pensavano, noi in primis pensavamo sarebbe stato War Horse. Invece è stato Eddie Kingston, e considerato anche il fatto che c'era Diamante, ci fosse stato anche Conan, avrei temuto a un certo punto della puntata un super volta faccia e un ritorno in pompa magna dei Lux. Ma tornando seri, Eddie Kingston che arriva, fa un promo bellissimo, attacca fortemente Cody, ma soprattutto innalza la sua posizione, giustamente, perché arriva per sfidare un campione e deve tirare fuori le unghie e i denti e farsi vedere forte. Poi durante il match purtroppo subisce un piccolo infortunio al ginocchio che lo limita un attimo, il match non riesce a decollare fino in fondo, ma poi la genialata finale delle puntine così a random, che ovviamente è una cosa che sapevano di dover fare, ma che sarebbe arrivata probabilmente a un certo punto del match,
queste puntine hanno un po' salvato tutto, e l'immagine di Cody schiantato sulle puntine, la schiena di Cody costellata di puntine, è sicuramente un'immagine che rimarrà iconica di questa puntata, che a questo punto, nonostante il primo match non fosse stato bellissimo da un punto di vista tecnico e quant'altro, subito ci fa capire Fabrizio che tra il promo e il finale dell'incontro questa puntata già aveva dei grossi numeri. Come ti è sembrato Eddie Kingston e l'incontro con Cody? Conoscendo Eddie Kingston, il mezzo, ora poi magari lo sentiremo, infortunio che ha avuto durante l'incontro, praticamente è sembrata la storia della sua carriera. Per lui potenzialmente bravissimo, però poi per un motivo o per l'altro non è mai riuscito a esplodere come doveva, e sembrava che quell'infortunio fosse proprio l'incontro, stava proseguendo bene, infortunio, l'incontro si è dovuto rallentare. Cioè è sembrata la sua carriera, quindi sembrava fosse capitato proprio a fagiolo. E... però sarebbe uno, Eddie Kingston se non sbaglio ha sui 38 anni, nonostante lotti da 7 miliardi di anni. 36 anni. 36, ah ok. E... però sarebbe uno su cui fare affidamento, soprattutto per un discorso, non è vecchio, però per quello che dicevo, purtroppo sembra vecchio, perché ha avuto dei problemi, per tantissimo che lotta, quindi non... però è uno su cui si potrebbe fare affidamento per un discorso di crescita di altre persone. Cioè avrebbe tanto da insegnare uno come lui, e ripeto, non è vecchio e quindi potenzialmente potrebbe fare molto, però se la sua carriera è stato questo, un motivo c'è, o per colpa sua o c'entra qualcosa. In ogni caso ci sarà un motivo, perché poi non è mai riuscito a decollare tra infortuni e prestazioni sue. Però è uno che lo metto alla pari, diciamo, di gente come Chris Hero, Colt Cabana, gente che serve comunque. Sì, sono abbastanza d'accordo su questo, e tra l'altro una cosa di cui sicuramente parlerete questa sera nel Late Night Show, lui viene sostanzialmente dalla NWA, che naviga in acque terribili, e quindi lui potrebbe essere in realtà molto libero, potrebbe, non ho controllato, aver rescisso il contratto, tante cose, sarebbe un altro nome che dalla NWA si sposta verso la AEW, boh, non lo so, è anche un momento molto difficile per chi ha firmato per l'NWA, quindi vi rimando a questa sera al Late Night Show di Fabrizio su Instagram, in diretta alle 21 dal profilo AWItalian_Fabrizio, nel quale insomma potrete sentire questo e altri argomenti. Comunque sì, mi è piaciuto il tuo ragionamento sulla carriera di Eddie Kingston e questo incontro, e mi auguro veramente che possa in qualche modo in questa ultima fascia, diciamo, di carriera trovare le sue soddisfazioni, che sia in AEW oppure no. Mi farebbe comunque piacere che trovasse la sua strada per fare bene, per lasciare quel segno che ha sempre in potenza dato l'idea di poter lasciare, e invece poi purtroppo non è successo. Quando te dicevi delle puntine, cioè finalmente chi ha messo le puntine ha fatto cadere l'avversario sulle puntine per primo, soprattutto, che praticamente non succede mai. Sì, è verissimo, il discorso della puntina del tavolo moltissime volte, poi ne parleremo del False Count Anywhere match, è stato abbastanza importante anche quello, no? Sì, aver messo le puntine, aver fatto il danno è stata una cosa davvero seria, davvero importante, quindi bene così, molto bene così, per una volta ce l'hanno fatta. Invece Fabrizio, parliamo di MJF. MJF onestamente è materiale da main event per quanto riguarda il ranking, e lui continua a menarla questa storia del ranking, continua a dire io, caspita, non ho mai perso, non sono mai stato sottomesso, non ho mai subito un pin, insomma ne ha di argomentazioni per farsi vedere come materiale da main event, ma il main event pare non accorgersi di lui, nel senso che da un punto di vista anche dei campioni o della possibilità di andare contro un campione o l'altro,
Io credo che tutto questo sia non per andare contro Moxley, ve lo dico, ma per andare per il TNT Championship contro Cody. Io credo che tutto questo sia un po' strano e bizzarro, e quindi volevo un tuo parere su MJF e questo percorso. Il brutto di MJF, cioè io anche leggendo in giro vari forum eccetera, nonostante appunto il ranking dica che MJF di fatto, ora non ho visto come considera le classifiche la All Elite, ma MJF deve essere per forza il primo sfidante, non ha mai perso, né non... sì che vanno anche in base a chi batti eccetera, però comunque ha una striscia leggerissimamente vincente, anche compreso anche poi quella dell'anno scorso, quindi se ne può parlare. Però nessuno, e dico veramente nessuno, lo vuole per il titolo. E capisco perché, l'abbiamo già detto, cioè, escluso il match di Jungle Boy, di fatto non ha ancora dimostrato niente sul ring. Ha dimostrato molto poco. E in questo momento non sarebbe per niente credibile come avversario. Adesso c'è Moxley, del Moxley di turno. Tra qualche mese, perché no, magari allora finalmente dopo qualche vittoria importante, allora va bene. Ma il problema è che appunto lui fa ancora un po' di fatica sul lato ring, mettiamola così, e quindi il pubblico non lo riesce a vedere, nonostante lo veda come un grandissimo personaggio, ci mancherebbe altro, e non riesce a vederlo come nemmeno come campione, non riesce a vederlo nemmeno come sfidante. E può darsi che stiano cavalcando magari l'onda cioè i commenti, sappiamo che li vedono, può darsi che, a parte che anche loro se ne rendono conto, però il fatto che adesso MJF stia proprio martellando sul discorso mai perso, mai sottomesso, è capitata una sconfitta solo in coppia, per di più nemmeno schienato lui, secondo me le strade sono due: o andare veramente contro un Cody, anche se però in teoria sulla carta sembrava lanciato lui contro Jungle Boy la rivincita, però l'auto sembrava lanciata, vedremo poi nelle prossime settimane se continueranno o no, e anche perché sarebbe una faida non chiusa di fatto. O se no, secondo me, alla prima sconfitta che ci sarà, facciamo conto, prendiamo ancora l'esempio di Jungle Boy, magari perderà contro Jungle Boy a All Out se facessero poi l'incontro, può portare invece a una serie di sconfitte e quindi una sorta di redemption un po' al contrario, poi ovviamente si riprenderebbe, ma da lì partirebbe finalmente a riflettori un po' più spenti, perché grazie alla sua capacità extra ring è partito troppo troppo a riflettori accesi, tanto che la gente non vuole vederlo nemmeno come sfidante. Eh sì, è molto particolare la posizione di MJF e credo fermamente che poi alla fine tutto questo si stia costruendo per mandarlo per il TNT Championship, che comunque sarebbe la cintura migliore se proprio dovessimo dargli una cintura, e tra l'altro sarebbe ottimo per Cody per fare poi alla fine quel turnil famoso che ormai noi paventiamo da tanto tempo. Sarà interessante. Io credo che questo discorso di MJF che ha cominciato a buttare fuori in questi giorni sia molto molto più interessante di quanto inizialmente non lo abbiamo visto, non lo stiamo vedendo. E quindi vedremo. Sono davvero curioso e mi fa un po' paura il fatto di non sapere bene che strada vogliono prendere, perché poi alla fine mi faccio molti castelli e poi vengo sempre sbugiardato e poi ci resto male, perché io sono un booker in potenza, ma poi alla fine non ci becco mai niente per quanto riguarda il futuro. Mi tocca guardare sempre in modo passivo, ma va bene così. E a proposito di passivo, attivo e quant'altro, Fabrizio, è una settimana che aspettiamo l'incontro tra Ivelisse e Diamante e non mi è piaciuto. Non mi è proprio piaciuto e ti dirò di più. Chi non mi è piaciuto è stata proprio Ivelisse. Tu come l'hai visto questo incontro? Eh sì, incontro moscetto alla fine. Nonostante si conoscessero, non hanno fatto niente di eclatante, soprattutto i Velis, delle mosse che le conosco se ne ha fatta una, è un'esagerazione, sapendo che c'è il discorso, abbiamo visto che è un mini spoiler per una cosa tra qualche minuto, abbiamo visto che il torneo di coppia Diamante è pubblicizzata, quindi c'è, e non mi stupirebbe se facesse coppia proprio con i Velis. Quindi direi che Diamante sembrerebbe o l'Elite, anche perché sennò non le avrebbero dato la vittoria contro i Velis proprio.
Però sì, no, non hanno decollato, hanno provato a fare qualcosina, ma non sono proprio mancate tutte e due, soprattutto i Velis, sono mancate, non sono riusciti. La prova al momento è bocciata, cioè, sappiamo che soprattutto i Velis è molto molto brava, quindi se dovesse rimanere il materiale ce l'avrebbero e ce l'ha lei, e quindi purtroppo l'incontro ha deluso. Io ci vedo un parallelismo, sicuramente non sarà corretto, ma ci provo, con la prima volta in cui abbiamo visto Hikaru Shida lottare one on one, e sostanzialmente noi abbiamo visto Hikaru Shida contro Ryo, che avrebbe vinto, sarebbe andata per il titolo e ha vinto Ryo. Poi Hikaru Shida è stata pian pianino costruita, resa estremamente credibile, tanto che quando ha vinto il titolo penso che nessuno abbia detto ah, sbagliato, Hikaru Shida non merita il titolo. E quindi ci vedo la possibilità che vogliano fare con i Velis una cosa simile, cioè prendere un personaggio che è davvero capace, ma non bruciarlo subito, perché sapevamo che questa sfida, poi è stato anche annunciato, avrebbe portato subito a una title shot. E quindi forse non volevano bruciare i Velis. Sta di fatto che tu voglia o meno bruciare un atleta, la prestazione dovrebbe essere più alta, e credo debbano farsi due conti, perché si è abbassato il livello dei match femminili, e dato che i match femminili hanno avuto per tanto tempo un livello basso, bisogna tenerlo alto, non si può abbassare la guardia. Sicuramente però Fabrizio, al di là di questo match che un po' ha deluso, ma che comunque ha prodotto una sfida per Hikaru Shida per la prossima settimana, sicuramente abbiamo visto svilupparsi un altro pezzo di una storia che sappiamo essere diciamo importante per il prossimo futuro, e cioè quella tra Britt Baker e Big Swole. Britt Baker intanto ci ha mostrato una o due cose, e vado in ordine sparso, però sicuramente ci ha mostrato la sua innata capacità di fare la heel, senza volere, veramente una delle migliori heel degli ultimi anni. Ha dimostrato di essere in grado di accaparrare alcuni nomi, alcune situazioni importanti. Abbiamo visto che ha citato alcuni nomi dello sport che sono considerati e tanto, Tiger Woods per esempio e Michael Jordan. Si è fatta riprendere per gli errori, ma a modo suo. Credo abbia fatto veramente un altro pezzo importante del suo mantenersi on screen nonostante i vari infortuni. Dall'altra parte però ho visto una Rebel che, rispetto alle primissime volte in cui l'abbiamo vista, si sta rimettendo in forma, si sta rimettendo in sesto, e quindi mi sono chiesto se effettivamente anche lei potrebbe rientrare eventualmente per uno o due incontri di tampone per portare avanti la faida con una Big Swole che da casa sua è rientrata e ha ricominciato a diciamo farsi vedere. Chi si sta chiedendo il motivo per cui Big Swole è stata mandata via? Big Swole ha il morbo di Crohn, le difese immunitarie sono molto basse ed è stata mandata via in concomitanza con il ritorno fortissimo del Covid in Florida. È stata rimandata a casa per motivi cautelativi, non è stata rimandata a casa per chissà cosa. Quindi tutta la scena che è stata fatta, come l'hanno impostata, come l'hanno tolta dalle scene, ha una motivazione molto più alta, ok? Non cominciamo a tirare fuori argomentazioni stupide, ne ho lette qualcuna su internet che mi ha fatto rabbrividire. No, Big Swole è via perché lei rischia tanto, ha le difese immunitarie bassissime, non può fare le cose che fanno gli altri, per cui questo è il punto. Tu Fabrizio, questa role model, questa rebel e queste Big Swole, tutto questo purpurri come lo vedi svilupparsi? Va sempre meglio, appunto, il tutto doveva portare all'incontro all out tra Baker e Big Swole. Britt Baker stessa sarebbe tornata all out, e quindi ormai la faida era bella lanciata. Non mi sarei in settimana, diciamo, comunque durante le settimane non mi sarei nemmeno stupito se avessero fatto fare un incontro tra Big Swole e Rebel stessa, tanto da fare un pochettino, così finalmente darebbero il famoso contentino a Rebel di fare l'incontro come sognerebbe. Però è appunto, c'è il problema Covid, il problema non è un problema nel senso, si fa per dire problema, cercate di capirmi, è di Big Swole. Se in queste settimane
non diminuisce negli Stati Uniti, c'è il rischio che salti l'incontro di all-out. Senza, purtroppo quello è, e quindi non sappiamo se la storyline la faranno proseguire e a Britt Baker daranno a all-out un'altra avversaria, o magari la porteranno avanti se Vince Swole non potrà lottare, fingendo con Britt Baker che magari finge che il suo recupero è leggermente più lungo, e allora se la giocano in questa maniera, perché comunque la faida ormai c'è, sarebbe un peccato che appunto Britt Baker ritornasse contro un'avversaria a random, quindi non mi stupirei se poi appunto Britt Baker non partecipasse all out e poi dicesse, se eventualmente Bisogno non può, e poi dicesse che magari deve, per colpa di chi l'ha infortunata e tutti i soliti discorsi che poi potrebbe fare, deve stare a riposo un po' più tempo del previsto. Sì, sì, ci sta tutto, e anche lì è una trama che si infittisce proprio perché ci sono degli elementi che non dipendono soltanto da decisioni di storyline, ma dipendono da infortuni, dipendono dal Covid, insomma c'è tanta... tutta questa situazione è molto paradossale, un po' bizzarra. E in tutto questo, Fabrizio, c'è un tema che piacerebbe che trattaste questa sera all'interno del vostro format di Elite Friday Late Night Show, che è quello del torneo di coppia femminile. Torneo di coppia che mi ha colto di sorpresa, ma ero molto contento. Ero contento perché comunque sappiamo che gli incontri multipli, la IW femminili, li fa meglio rispetto agli incontri singoli. E poi soprattutto perché bisogna tirar fuori 16 atlete. ed è interessante perché al momento 16 atlete, così come siamo messi ora, non ci sono. Molto probabilmente ci saranno degli accoppiamenti particolari, molto forti, e qualche coppia di jobber. Per cui sarà interessante anche qui. E quindi mi piacerebbe che stasera faceste un po' il gioco delle coppie, cioè provare a unire... e creare questi otto team che possano affrontarsi. Cosa ne dici? È materiale per il late night? Sì, per approfondirlo sì, anche perché così a memoria, al momento, come team vengono in mente Brandy ed Ellie, e proprio Las Sicarias, come anticipavo prima. In teoria Diamante e Velisse possono fare altra coppia, o proprio perché Diamante abbiamo visto che pubblicità fa parte della mini pubblicità. Quindi comunque quando tutti, e soprattutto te, auspicavi il torneo di coppia maschile, invece ci faranno quello femminile, che vado a presumere che faranno una finale, perché poi bisogna vedere cosa porterà, se sarà, in teoria, vabbè, ovviamente è un premio, un torneo fine a se stesso perché non ci sono le cinture. Vado a presumere che la finale sarà proprio all out. Una coppia sicuramente non ci potrà essere che Hikaru Shida Setlander, che loro hanno fatto coppia anche al di fuori della All Elite, non solo in All Elite. Quindi è un po' da studiare, perché 16 adesso, almeno che loro sappiano che possono tornare perlomeno le inglesi, mettiamola così, e dubito che le inglesi facciano coppia per ovvi motivi che non stiamo qua a raccontare. È dura trovarle. Ora, se contiamo tutte quelle che hanno lottato in questi mesi, va bene. Se contiamo il roster, invece, è difficile. Il roster potenziale attuale, non quelli in generale, ci sarebbero. Il problema è che tra Giappone, Inghilterra e gente infortunata non ci sono. Io comunque, Fabrizio, ho potenzialmente un terzo team. Te la butto lì, poi dopo deciderete voi come fare. Il terzo team è Nyla Rose. Io credo che voglia provarci da sola, e sarà divertente, perché magari da sola andrà a perdere e a quel punto nel suo rage andrà poi a sfidare. Credo sarà l'unica strada fattibile Hikaru Shida, perché io sono ancora convinto che Hikaru Shida sarà fuori da questo torneo per mantenere una faida personale singola da portare all out, perché il suo titolo va messo in palio sicuramente. Quindi sarà sicuramente divertente, e sono curioso di sentire quello che avrete da dire questa sera. Se non sbaglio, tu e Draco, quindi insomma, un team ormai... Invece no. Ah. Mi è arrivata la conferma ieri. Quindi niente, questa sera ne parlerete. Ora facciamo la nostra consueta pausettina e poi torniamo. Ci sono ancora due o tre argomentucci che mi piacciono tanto, per cui... micro pausa e poi sarà ancora Elite Friday.
End of part one. Elite Friday part two. Fabrizio, sappi che ho dovuto registrare due volte la card perché nella prima volta avevo saltato la riga in cui si parlava degli Young Bucks, cioè l'avevo scritta, la card è l'unica cosa che scrivo per il podcast, ma l'ho saltata così, come se fosse semplice poi recuperare, quindi ho dovuto riregistrare la card, altrimenti poi ci sarebbero stati dei problemi in puntata. Gli Young Bucks quindi sono pronti per cosa? Qua è difficile. Mi sono visto seriamente la possibilità di vedere andare per i titoli di coppia chi vinceva tra i due. E a un certo punto mi sono visto la possibilità di vedere The Butcher and the Blade fare questa cosa quasi impensabile per certi versi, cioè di andare a vincere contro gli Young Bucks. E invece poi gli Young Bucks hanno battuto questa coppia che comunque si sta dimostrando sempre più solida, sempre più interessante, nonostante qualche errore, che vabbè, credo che sia anche abbastanza inevitabile a certi ritmi, a certi livelli, soprattutto per il loro stile di lotta, però comunque si stanno dimostrando sempre più interessanti. Se avessero vinto li avrei visti andare a un assalto durante un Dynamite, non parlo di All Out, per i titoli di coppia contro Page e Omega. E invece a quanto pare no, hanno vinto i Bucks. L'incontro mi è piaciuto, purtroppo stiamo vedendo molte stipulazioni all'interno delle puntate di Dynamite. È anche vero che è stato grazie a queste stipulazioni, per esempio a questa stipulazione, che abbiamo potuto vedere questo incontro, e insomma la caratura di questo match è stata piuttosto elevata grazie agli spot che si sono potuti prendere. Quindi in modo molto combattuto, non so se scegliere che se sia un bene o un male, non so se tessere troppo le lodi o troppo poco di Bucks contro Butcher and Blade, quindi ti passo la palla e ti chiedo un commento su questo incontro, ma anche sulle stipulazioni in generale che stanno facendo in AEW. Grazie mille, sei un amico. No, più che altro questa puntata addirittura due stipulazioni, perché il primo incontro sì che hanno detto che è stato a sorpresa, diciamo, vabbè, a sorpresa per quel discorso di Eddie Kingston, e quindi in teoria è stata buttata lì all'improvviso, però no, non mi piace, perché più di una volta continuiamo a ricordarlo, poi lo ribadiamo, le stipulazioni vanno messe quando servono, che sia per concludere una faida, che sia per una cosa, una situazione particolare. E per carità, abbiamo visto i Bucks fare i numeri contro Butcher and Blade, perfetto, più che Butcher and Blade, per i motivi fisici più che altro. E però quando ci sono stipulazioni del genere in incontri come questo tra Bucks e Butcher and Blade, che lì ti fa vedere quelli agili contro quelli forti, messa in termini bruttissimi, ti fa storcere il naso, o meglio, ti fa dare ragione a quelli che dicono che i Bucks o gente simile a loro hanno bisogno soltanto di sportelli. Questo è il brutto. Se avessero scelto un altro tipo di coppia da mettere contro Butcher and Blade, che ne so, i best friend, mettiamo in un caso, e fai questa stipulazione, avrebbe avuto un altro senso. Con i Bucks, purtroppo, dai anche adito a far vedere che se non fanno gli spottoni non sono dei bravi lottatori. È questo che stride mettendo molte stipulazioni. Sì, potrebbe essere una chiave di lettura giusta. Sta di fatto che l'incontro è stato interessante e credo che comunque ne escano abbastanza vincitori comunque Butcher and Blade. Ti stanno convincendo di più? Io ero quello un po' più convinto su di loro, e quindi voglio sapere se anche tu stai venendo dalla mia parte. Io veramente da subito, appena ho visto soprattutto Butcher, per me sono buon materiale, mi hanno stupito, anche perché appunto conoscevo Blade e più di essere un onesto lottatore non era. Invece qua sembra che gli sia arrivato addirittura anche il carisma insieme a Butcher, quindi non, la coppia funziona, non, per carità, e lo sappiamo, non è ai livelli di Lucha Bros, Ivan Bucks, FTR, grazie. Però sono solidissimi, sono veramente tanto tanto solidi e non stanno sbagliando un incontro.
Sì, davvero. Il fatto di avere questi incontri anche importanti e non sfigurare li rende davvero malleabili e si possono portare in quasi tutti i contesti, in quasi tutte le situazioni. È chiaro che in un incontro di questo tipo, un po' più di stampo hardcore, esce molto Butcher, ne è uscito veramente bene ancora una volta, è sorprendente, lotta da poco ma lo fa veramente bene. Se posso dare un giudizio, diciamo che lotta meglio di quanto suoni, quindi forse la carriera giusta l'ha trovata finalmente, ma al di là delle battute umoristiche direi che sono stati davvero davvero intensi e ancora una volta, se dovessero trovarsi in un contesto un po' più alto di quello dove sono in questo momento, andrebbe molto molto bene, non avrei grossi problemi. Cioè dovessero mandarli una volta per il titolo, non devono vincerlo per forza. Io quando dico che qualcuno deve andare per il titolo non significa che lo deve vincere il titolo, ma deve avere un'opportunità per dimostrarsi alla pari, all'altezza di un campione. E poi da lì si costruisce ed eventualmente altre performance possono portare a un titolo, ma non prendete le mie parole, devono andare per il titolo, che significa che devono vincerlo, e non è così. Invece il titolo è incasinato in questo momento. Moxley ha fatto un promo e ha fatto un promo diretto su Brian Cage e ha detto che la prossima volta non si ferma ed è particolare, la prossima volta non si ferma a lottare contro Brian Cage, però Brian Cage in realtà ha una faida, micro faida aperta con Darby Allin. Infatti durante il promo molto bello ancora una volta di Taz, in cui spiega di essere stato quasi licenziato dopo la scelta di buttare di gettare la spugna della settimana prima, Darby Allin arriva e rompe le palle sostanzialmente a Cage e a Taz, ma a sua volta gli vengono rotte le palle o la testa, diciamo così, da Starks, il quale indossava delle scarpe bellissime e che ha sostanzialmente gettato ancora di più in pasto a gente come noi la possibilità che si crei una stable, cosa che io avevo notato 2 settimane fa a Dark, quando proprio Taz aveva detto che stava mettendo gli occhi su Starks. E io avevo detto, ma non si sa mai, dato che sono tante le fazioni all'interno della AEW, non si sa mai che si crei una fazione FTW. Vedremo, anche qua vedremo. Moxley arriva a salvare la situazione e la prossima settimana questo intreccio sarà Darby Allin e John Moxley contro Brian Cage e Starks in un incontro Tornado Tag, quindi ancora una volta stipulazione Tornado significa che tutti e quattro possono essere insieme contemporaneamente sul ring, quindi non c'è bisogno di tag, è una specie di super rissa tra due squadre. Fabrizio, altra stipulazione, altro momento difficile, situazione complicata, come la leggi tu? Vabbè che ormai Starks face parte di Taz, dopo Dark soprattutto non ci sono dubbi, perché si sono aiutati a vicenda, ormai Starks e Brian Cage, quindi ormai stanno creando questa, non so se vediamo se sarà una fazione, al momento Cage, Starks e manager di Taz, quindi vediamo se aggiungeranno altri elementi o no. Poi il discorso che la prossima settimana lottano in coppia, speriamo che Starks si presenti con le babucce con cui si è presentato durante questa puntata, però era in borghese, quindi le dovremmo evitare in teoria. Però sì, in maniera, è un po' quello che anticipavamo la settimana scorsa, perché così comunque fai finta di tenere un pochettino bloccato Cage contro Darby Allin, e poi però All Out molto probabilmente si farà nuovamente Moxley contro Cage, con un mese di tempo per costruirlo. In questo mese Cage, che però dovrà veramente distruggere Darby Allin, no? Se magari nell'incontro della prossima settimana ci sta anche che perdano, ma può essere schienato Starks, io farei vincere più Cage e Cage Starks, però non sono io il booker. Però quando poi Cage andrà contro Darby Allin lo deve letteralmente distruggere, perché proprio per farsi valere ancora di più come sfidante, visto che sarebbe la prima volta che capita che uno sfidante ha 2 opportunità ravvicinate, lo dovrebbe distruggere parecchio. Anche se l'incontro fosse un incontro, che ne so, di 10-15 minuti, Darby Allin dovrebbe fare veramente poco.
Sì, sono abbastanza in linea con quello che dici. Penso che comunque un probabile incrocio sarà proprio di vedere eventualmente a All Out Starks contro Allin e Cage contro Moxley, da capire come, dove, quando e che tipo di stipulazioni eventualmente ci saranno. Io nel momento in cui mi sento dire che Moxley la prossima volta non si ferma, vado a immaginare, vado a presumere che ci sia una sorta di I quit match o qualcosa in cui chi perde, perde, e questa volta davvero. Quindi lo scopriremo solo vivendo. C'è anche da considerare una cosa: il prossimo mese molto probabilmente non si porrà più il problema infortunio di Cage, quindi il suo andare avanti può anche risultare inutile, ovviamente magari facendo una presa di sottomissione come la settimana scorsa. Per il discorso di struggere Darby Allin intendevo per un discorso di booking, non perché mi sta sul cazzo Darby Allin, anzi io vorrei che fosse un incontro equilibrato, però stando alla storyline non ci sta per niente l'incontro equilibrato. Sì sì, ma poi anche alla stazza fisica, e per ora Brian Cage deve demolire tutti tranne eventualmente il campione, ma deve demolire tutti sostanzialmente. Così, io ho una teoria su Moxley, e la mia teoria è che lui non possa perdere il titolo finché non ha fatto almeno un po' di regno da campione con il pubblico, perché ragazzi, lui è il pubblico, la sua forza è nel pubblico, e se non abbiamo il pubblico a supporto è un cazzo di casino. Tant'è vero che quando è stato annunciato che Moxley avrebbe parlato, avrebbe detto qualcosa di importante, la cosa importante, letta tra le righe, è che molto probabilmente ci sarà un rematch per Cage, ed è una cosa, come diceva Fabrizio, che è la prima volta che accade. Ma io mi aspettavo, speravo da un lato, non ho più controllato, devo essere onesto, perché sto cercando di fare un po' di lontananza dal fenomeno, non ho più controllato come sono messe le cose per il Covid, però io auspicavo un ritorno del pubblico, magari che dicessero che a un certo punto sarebbe tornato il pubblico, non dico fare lo show itinerante, ma il pubblico sì. Non lo so come andranno avanti con questa storia. Sta di fatto che è molto bello il fatto che ci sia questo intreccio, perché ci consente comunque di avere dei lottatori capaci che ruotano intorno a una cintura e lo fanno nonostante il momento assurdo. E questa era una faida da vedere col pubblico, senza dubbio. La AEW non ha paura di mostrarcela senza pubblico. Io credo che sia un grande gesto, un gesto veramente forte che spiega molte cose di come l'AEW abbia intenzione di far andare avanti il proprio prodotto. Fabrizio, come sta andando invece il discorso The Cleaner eventuale con... abbiamo visto la settimana scorsa molti segni da parte di Kenny Omega, e in realtà questo intreccio piuttosto interessante che c'è stato tra Dark Order, i campioni di coppia e gli FTR. L'incontro è stato bello e Alan Angels si è dimostrato ancora una volta il migliore di quel lotto di jobber che sono arrivati in questo periodo, il più completo, il più bravo, il più capace in senso proprio lato, okay? È veramente bravo, è uno che se l'avessero preso in un altro momento, l'avessero fatto debuttare con una vittoria e fatte fare due o tre performance serie, non ci saremmo mai detti questo è un jobber, punto, perché è veramente bravo atleticamente, tecnicamente, sa stare sul ring con i pezzi grossi. Però poi in realtà serviva solo per costruire questa big storyline. Cosa ne pensi tu di questo mega intreccio? Che se all'inizio cominciavano a farmi intendere che il All Out ci potesse essere un triple threat tra Young Bucks, FTR e Omega Page, adesso sono abbastanza sicuro che FTR e Bucks ci sarà. Ma che i Dark Order, stando anche alla classifica, sfideranno Page Omega alla fine. E soprattutto quando Omega e Page smetteranno di lottare per la divisione tag, vedremo se sarà poi la prima faida di Page, sarà proprio contro Brody Lee. Salvo altri casini con Omega, ma
anche se Omega dovesse tornare heel, forse non sarebbe la prima faida quella tra di loro. Ormai mi sembra tutto abbastanza lanciato verso Omega Page contro Dark Order e poi Page contro Brody Lee. L'unica cosa che in questo momento mi stonerebbe è che Dark Order, al di là di Dark, non hanno più fatto incontri importanti. Non li abbiamo di fatto visti in sti mesi, però sono primi nel ranking alla fine, quindi la chance titolata se la meriterebbero. E se per caso dovessero addirittura battere Omega e Page, lì dovrebbero fare veramente il meccione della vita, perché per come sono andati avanti questi mesi, no, ci sarebbe da storcere il naso parecchio se vincessero loro. O in questo mese gli fanno fare un bel po' di incontri, o se no l'eventuale incontro con Mega Page deve uscire fuori un capolavoro. Però qua ti sei perso un pezzo, Fabrizio, perché la prossima settimana ci saranno proprio in palio le cinture di coppia tra Dark Order e Omega e Page. Quindi tutta la tua elucubrazione nasce però sotto una stella particolare, cioè la prossima settimana deve succedere qualcosa. No, esatto, no, non me lo sono perso, sì, non l'ho proprio scordato di dirlo. Sì, ma non lo so, la convinzione che vadano avanti a All Out, anche, perché Page e Brody Lee deve continuare in qualche maniera. Non, ormai l'hanno tirata, l'han cominciata grazie a Bing the Elite, e quindi deve continuare in qualche maniera. E All Out non voglio credere che sia già Page contro Brody Lee, perché vorrebbe dire che Page e Omega non hanno il titolo. Onestamente non lo vedo possibile, però sono troppo impelagati col Dark Order per non dargli nuovamente il Dark Order per gli avversari. E in questo periodo che appunto non c'è il pubblico, cose del genere, si possono più permettere adesso di fare incontri ravvicinati per il titolo rispetto ai tempi passati al momento. Sì, allora io direi che l'unica possibilità perché le cose che leggermente vadano a cambiare è che la prossima settimana, dato che abbiamo visto che Colt Cabana comunque è entrato insieme a Brody Lee e sta facendo questo percorso di ingresso sostanzialmente nel Dark Order, mi viene da pensare che se la prossima settimana succede il casino come l'ho capito io, per il titolo di coppia a breve ci potrebbe essere Brody Lee e Colt Cabana contro Hangman Page e Kenny Omega, e da quell'incontro scaturire poi di fatto il vero rematch per All Out, quello che intendevi tu, tra il Dark Order, quello vero, Evil Uno e Grayson contro i campioni. Credo che ci saranno delle tappe in cui si incroceranno Brody Lee e Hangman Page, come dicevi tu. In tutto questo c'è un casino infernale intorno alla posizione di Kenny Omega, cioè alla posizione dei Bucks. È bella questa parte, è molto interessante, molto più interessante questa parte, come dicevo anche in card, di molti film thriller che si intrecciano meno di questo main event, e penso proprio che All Out sarà la risoluzione di tutto questo, e non vedo l'ora sostanzialmente che accada, non vedo l'ora che ci si possa confrontare su un campo in cui cominciano a ridelinearsi, a riaffacciarsi tutti gli aspetti. E qua, Fabrizio, ti faccio una domanda che credo possa rientrare in quell'ottica particolare di cui si parlava qualche mese fa, cioè che All Out alla fine potrebbe essere davvero il vero WrestleMania della federazione, e che invece Double or Nothing possa essere il pay per view in cui far arrivare il pezzo grosso da costruire poi verso All Out. E io me la sono fatta un po' così l'idea, perché subito dopo e durante in realtà Double or Nothing sono arrivati tutti quelli che al momento stanno per avere il push solenne per andare a All Out. Come la vedi tu alla luce di questi ultimi fatti? Vabbè, ma questo era giusto l'anno scorso, lo dissero, per loro All Out è il pay per view principale, perché fanno riferimento che tutto è partito da All In, quindi su questo non c'è abbastanza dubbio. Certo, non è da presentare così, perché col fatto che hanno si sono fortunatamente solo 4 pay per view all'anno, è giusto che abbiano tutti e 4 uguale importanza.
però l'out per loro ha un sapore particolare, anche il discorso di, proprio nella data dove lo metto. Data, ovviamente cercano sempre di tenere buoni quei giorni lì, quando il sabato lo concede, il primo sabato di settembre lo concede, o l'ultimo eventualmente di agosto, e per loro quella è una data particolare, ma ci mancherebbe altro, vorrei vedere, è giusto che per loro sia quella la data particolare. E però sì, davvero Nothing al momento, l'anno scorso con Moxley, quest'anno con Cage, sembra quello degli arrivi, diciamo, importanti. E sarebbe anche simpatico, mettiamola così, che proprio i due arrivati, diciamo inaspettatamente, Moxley soprattutto, Cage era un po' più aspettato, più che altro era un discorso di tempi Cage, che sembrava che davvero Nothing fosse troppo presto per lui, invece fortunatamente per lui non è stato troppo presto. Sarebbe anche curioso appunto che si affrontassero poi proprio All Out, cioè, i due veri arrivi, diciamo, importanti, che si affrontano poi dopo il vero primo anno della federazione. Diventa anche curiosa come chiamiamo la statistica. Sì, mi piacerebbe molto, e devo dire la verità, sarebbe interessante sotto anche il nostro punto di vista, che cominciamo a inquadrare, no? Abbiamo avuto soltanto Double or Nothing che si è doppiato nel tempo, adesso avremo anche questo che va a doppiarsi, perché ne abbiamo avuto uno l'anno scorso nel 2019 e uno lo avremo nel 2020, quindi i pay per view cominciano a delinearsi anche come delle storie particolari, e vediamo che cosa si manterrà di queste storie. C'è anche da dire un'altra cosa: se appunto, come sembrerebbe, All Out sarà Moxley contro, stavo per dire Page contro Cage, dovremo controllare poi il prossimo Double or Nothing, ci sarà il nuovo ingresso e quello dopo, perché così fra 3 anni sappiamo quale sarà il main event. Tutto ormai diventa un giochetto mentale, ogni 3 anni ci sarà il main event di chi debutta Double or Nothing. Allora, la AEW deve cambiare nome e deve chiamarsi Matrioska Wrestling, perché comunque continuano a riempire cose che poi diventano sempre più grandi, ma all'interno ci sono tutti gli indizi che si erano portati dalle puntate, dalle storyline precedenti. E senza precedenti è il grande successo che ha avuto la AEW. Noi dobbiamo chiudere anche questa 50ª puntata di Elite Friday. È stata bella, interessante, tanti spunti di riflessione, tanti momenti in cui veramente, mentre magari parlava Fabrizio e raccontava delle cose, mi dicevo quanto è stato bello fare 50 puntate così e quanto sarà bello adesso cominciare le prossime. Ripeto, forse cambieremo il giorno, ma non cambieremo la numerazione. È troppo bello essere arrivati già a 50, figuriamoci se cambiamo, già dovremmo cambiare nome probabilmente, non cambieremo la numerazione, e saremo qui pronti a raccontarvi la AEW per come la vediamo noi e per come, insomma, crediamo sia giusto commentarla in questo stile, in questo modo, che è quello che ci rappresenta. Fabrizio, questa sera allora ore 21, tu e Francesco, il nostro The Cleaner, non il cleaner quello ora dell'AEW, ma il nostro, avrete, insomma, un bel po' di argomenti, qualcosina abbiamo lasciato indietro, quindi vi toccherà fare una bella maratona di argomenti. Sì, quello sì, poi ovvio, se anche il cleaner, quello falso, diciamo, quello americano, vuole partecipare, cioè deve soltanto mandarmi una mail o un messaggio via Instagram, come vuole, via telefono, lì non si pone il problema, e vediamo se eventualmente accettarlo, no? Ma sai, io credo che il suo vero problema sia che il venerdì, quando noi facciamo la trasmissione, lui è a farsi la permanente. Sono sempre molto ammaliato dal fatto che quando non deve lottare, Kenny Omega ha sempre i capelli perfetti, e credo che se li faccia durante il nostro late night, così lo può guardare e lo può ascoltare in diretta. Davvero Fabrizio, grazie per aver partecipato, noi poi ci sentiamo nei prossimi giorni per una nuova puntata del Soccol Mailbag, e tra una settimana più o meno ci sentiamo per un nuovo Elite qualcosa. Sì, è bellissimo che non sappiamo il giorno, è in molte culture tanti dicono che gli eventi succedono anche per colpa tua, anche eventi che non ti sembrano controllabili. Fa fatica pensare che noi forse non registreremo il venerdì, perché in teoria non colpa nostra. Vedremo poi cosa succederà, che giorno dovremo fare o
giorno, orario, vabbè, lo scoprire, io e te lo scopriamo prima di loro, loro lo scopriranno dopo. Ma se volete scoprirlo insieme a noi o quasi, seguiteci soprattutto sui social, ma nel nostro gruppo Telegram, che è sempre un bel posto dove passare il tempo. Se portate degli spoiler vi ammazziamo l'account, e quindi niente, fate bene, fate uso, buon uso del mezzo internet a vostra disposizione, non venite a rompere le uova nel paniere o peggio. Detto questo, davvero grazie di cuore a tutti, la 50ª puntata di Late Friday va agli archivi, ci risentiamo tra una settimana o poco più per un nuovo episodio. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi tutti ci risentiamo alla prossima e chiudiamo come sempre coi cori che inneggiano alla nostra federazione preferita.